Attesissimo derby fra la Maceratese ed il Tolentino, calcio di punizione che batte il solito Jacoponi dal limite, partenza un po' contratta della Maceratese, questa svista clamorosa della difesa sulla ripartenza del Tolentino, ribattuto il calcio di punizione del numero 7 Jacoponi concentra, è grande parata, poi rete, segna il Tolentino. Poi Gian Domenico è spostato a sinistra, sulla destra anzi, pallone calciato da Buca Cucco, parte Melchiori, attenzione, chiude Ercolai, Melchiori sbaglia. Secondo tempo, attenzione, ripartenza del Tolentino, Melchiori sbaglia. Conclude Cacciatore, palla in fallo laterale, in calcio d'angolo. Eclisietta per Carboni a Rosi. Per, attenzione, Russo, fermato all'ultimo momento da Cantarini. Attenzione Cacciatore, bella girata, palla che finisce di poco sul fondo, e qui forse Cantarini sarebbe stato battuto. Una Maceratese lenta, volitiva certamente, ma lenta, e intanto calcio di punizione di Gian Domenico. Una Maceratese priva di tensione, Gian Domenico ha tentato il colpo basso, è stato bravissimo Cantarini, bravo Cantarini a deviare. Diciamo che abbiamo giocato contro tutti e di più, evidentemente abbiamo giocato contro 11 giocatori della Maceratese che hanno fatto una discreta partita, ma contro un arbitraggio scandaloso, veramente per me scandaloso, lo sottolineo perché penso che non si ne può più di queste cose qui allo stadio, io sono amareggiato per questo. Poi per quanto riguarda la squadra sono soddisfattissimo della prestazione, abbiamo giocato un'ottima partita, grande impegno, grande intensità, sono soddisfatto veramente. È un'altra sconfitta, questa sì, questa volta pesante, è uno stop importante che farà riflettere staff e società, e onore e complimenti a chi ha vinto, per come ha vinto e per quello che ha fatto in campo, un grande allenatore e una grande squadra. Tuttavia una Maceratese un po' sottotono, soprattutto si pensava che nel secondo tempo in vantaggio numerico cambiasse il ritmo, cercasse più la profondità, cercasse subito soprattutto di allargare il gioco per aggirare un Tolentino che non ha avuto grandi difficoltà, se non su quella palla di Russo, mi sembra, un tiro dal limite. Guarda, una Maceratese decisamente in difficoltà, che non ha trovato le proprie geometrie, che secondo me ha allargato anche troppo il gioco, doveva forse cercare di tirare più in porta. Oppure tirare più in porta. Sì. Cercare di tirare più in porta, le occasioni non ce ne sono state più di tante, ci abbiamo cincischiato un po' troppo, però comunque andiamo avanti, è andata così. Ma io anche oggi non commento l'operato dell'arbitro, anche se sarebbe molto da dire, ma non è mio costume, io dico solo che oggi il grosso applauso ai ragazzi, non a me, non alla società di Tolentino, ma ai ragazzi e ai tifosi che ci sono stati vicino, che abbiamo fatto una grossa gara contro una squadra fortissima, sicuramente. Ora si riapre tutto? Ma noi siamo credo ancora a 6 punti dalla vetta, però 14 partite. No, ma noi, come ho detto un tuo collega, abbiamo sempre lavorato bene, non abbiamo mai perso la fiducia, tutti... Sembra che solo il Tolentino abbia fatto una squadra per vincere il campionato e gli altri nessuno. Noi abbiamo fatto una squadra per essere competitivi. La differenza è che forse noi non ci nascondiamo. Siamo una squadra buona, lavoriamo bene e continuiamo a impegnarci così. Però ripeto, oggi spostiamo l'attenzione sui ragazzi e non su di me né sulla società. E soprattutto ringraziamento ai tifosi, veramente oggi siamo contenti soprattutto per loro.